Dal 17 al 19 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo torna il Festival Filosofia. È la 10ª edizione di questa manifestazione particolarmente fortunata che quest'anno, non a caso forse, è dedicata a un tema accattivante, la fortuna, appunto. Saranno quasi 200 appuntamenti, in particolare nelle piazze delle tre città, con i maestri del pensiero e altre iniziative collaterali. E per anticiparci alcuni elementi del programma abbiamo in linea con noi la dottoressa Michelina Borsari, che è direttore del Festival Filosofia. Buongiorno a lei, dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, il tema la fortuna è particolarmente intrigante. Ecco, come viene declinato in chiave filosofica e quindi perché questo tema per il Festival Filosofia? Intanto perché è un tema benaugurante. E secondo soprattutto perché il nostro festival Filosofia cerca sempre di passare sotto la lente della teoria emergente quelle che sono le esperienze più comuni del mondo contemporaneo, ora che tutti giochino è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto siamo tutti esposti all'incertezza, al rischio, al caso. Sarà soprattutto intorno al governo del caso, ai tentativi che l'umanità, le scienze sociali, le tecnologie cercano di fare per governare la casualità, per governare dalla borsa al gioco d'azzardo, ma anche l'aleatorietà delle vite individuali. Ecco, è soprattutto a questi aspetti che verrà rivolta l'attenzione filosofica. In particolare ci saranno alcune sezioni che riguarderanno il rapporto tra rischio e responsabilità. Il rischio è una categoria che ormai da 30 anni contraddistingue le società contemporanee e che diciamo si estende non soltanto alle società ma al destino del pianeta, al destino del clima. La teoria del rischio ha avuto molte declinazioni, saranno convocate nel festival quelle diciamo le formulazioni più importanti e più che più hanno segnato il dibattito, soprattutto in Italia, Raffaele De Giorgi, Pierpaolo Portinaro, Franco Furedi. In senso più lato si discuterà di come, dei vari modi con cui le culture umane hanno cercato di catturare il futuro, insomma di addomesticarlo. La modernità si è specializzata con tecniche di anticipazione del rischio che sono soprattutto statistiche e calcolabili, ma le culture umane, le religioni stesse hanno prodotto, anche le culture più popolari, hanno prodotto delle loro modalità, il festival quindi le attraverserà tutte, dalle superstizioni alle modalità più divinatorie dei Qing cinesi, oppure semplicemente cercherà di attraversare quelle tecniche di decisione che soprattutto hanno la loro espressione nelle decisioni di borsa e di cui abbiamo visto recentemente gli effetti. Ci può anticipare alcuni dei protagonisti? Sono molto rinnovati quest'anno, un terzo è ancora straniero. Tra gli stranieri mi piace segnalare che proprio per il decennale abbiamo cercato di chiamare quelli che hanno un poco segnato la fortuna del festival e in particolare quelli che ci sono stati più vicini, affezionati. Mi riferisco a Zygmunt Bauman, che con i suoi 87 anni ha già scritto un testo apposito per ribadire il paradosso in cui gli individui sono presi nella modernità che lui chiama liquida, perché devono cercare rimedi individuali nelle loro piccole vite biografiche per risolvere in realtà dei problemi che sono di natura sistemica. Torneranno anche Jean-Luc Nancy e Peter Sloterdijk, l'uno certamente il più grande filosofo francese, l'altro uno dei più interessanti filosofi tedeschi, e fra gli italiani segnaliamo almeno Massimo Cacciari, Galimberti, Natoli, Carlo Galli, Roberto Esposito, ma anche Salvatore Vecca che non veniva da qualche anno, anche Marino Niola che discuterà la superstizione, Michela Marzano che parlerà di un
di una condizione particolare della sorte, quella di nascere donna, e Jean-Pierre Dupuy che parlerà delle catastrofi, e poi ancora naturalmente Marc Auger, e per il piano più teologico sia Jürgen Moltmann, uno dei più importanti teologi tedeschi, sia ancora Enzo Bianchi e Piero Colli. Insomma, diciamo 50 lezioni magistrali, mi preme segnalarne almeno una molto particolare, perché è una lezione magistrale fatta da Alessandro Bergonzoni, il quale naturalmente, diciamo, da talentoso giocoliere come è, inseguirà la fortuna soprattutto nei suoi paradossi linguistici, e in questa vera e propria lezione magistrale cercherà di fare sorgere dal linguaggio diciamo tutti appunto i paradossi, i giochi di parole che non sono soltanto seri, ma sono almeno, diciamo, semiseri. Giuseppe Borsari, come è cambiato il Festival Filosofia in questi 10 anni? Ma è cambiato per dimensione, ma quasi mai per formula. È cambiato per dimensione perché è iniziato con una trentina di lezioni, e oggi le lezioni sono arrivate a 50, perché c'è anche la lezione dei classici. Non è cambiato per formula, perché continua ad avere un cuore di lezioni magistrali e accanto, ma fortemente intrecciato, un alone di attività artistiche che hanno il compito di inseguire, di declinare lo stesso tema ma con i codici delle arti, quindi di rinsaldare l'alleanza tra le forme del pensiero e le forme della creazione. Benissimo, allora diamo appuntamento a tutti dal 17 al 19 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo per il Festival Filosofia. Grazie alla dottoressa Borsari e buon lavoro. Grazie.